Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Ferdinando Re, prega per noi. Abbiamo percorso le strade della nostra città, mostrando a tutto il paese l'effigie del nostro santo patrono, nel quale noi riponiamo, a motivo della fede, la nostra fiducia. Quella fiducia che attinge la sua forza sorgiva nella fede nel Signore e in quanti lo hanno amato, servito e glorificato. E costoro sono i santi, coloro che hanno amato, servito e glorificato Dio. Mentre percorravamo le strade della città e cantavamo l'antico inno al nostro protettore, mi risuonavano insistenti nella mente alcune espressioni di questo inno così caro alla devozione popolare. Voglio ripeterle con voi perché queste espressioni hanno suscitato in me delle riflessioni. Rivolgendoci al Santo abbiamo cantato queste parole: invitto difensore del popolo gemente, chi vive nel dolore soccorri ogni or clemente. Difensore del popolo gemente. Da subito il pensiero è andato alle popolazioni che in questo momento stanno gemendo sotto il tormento della conseguenza del tremito della terra di questi giorni scorsi. Ma mi sono anche chiesto quali possono essere i motivi che fanno gemere il nostro popolo, sanferdinandese. L'autore dell'inno, Monsignor Raffaele Lopez, già parroco di questa città, in un'altra strofa fa riferimento ad alcune cause che allora facevano gemere il popolo. Quando scriveva: se ai campi ingiuria fanno l'arsura e la tempesta, col tuo potere il danno ai tuoi devoti arresta. Erano tempi in cui si avevano pochi mezzi per prevenire le ingiurie
della natura, per cui sovente ci si vedeva andare in fumo il raccolto e ci si affidava all'intercessione dei santi. Oggigiorno, quali sono le ingiurie che la nostra terra può subire? Quali sono i geniti che il nostro popolo innalza a Dio affidandosi all'intercessione di San Ferdinando? Riflettendo, io ho individuato tre motivi di sofferenza della nostra comunità cittadina. E il primo motivo nasce da una domanda: se ai tempi in cui Monsignor Lopez alludeva all'arsura e alla tempesta quali motivi di ingiuria per l'agricoltura, oggigiorno quali sono le ingiurie che l'agricoltura del nostro paese subisce? E io sono preoccupato di una cosa, ve la condivido. Noto sempre più che una notevole quantità di appezzamenti terreni finiscono nelle mani di pochi, e questi pochi non sempre sono in odore di santità. Forse odorano di qualcos'altro. Sono loro che spesso determinano tutta la filiera dell'agricoltura: i prezzi, i trasporti, le catene alimentari presso cui conferire il prodotto, e l'agricoltore spesso viene ingiuriato dalla prepotenza e dalla sopraffazione di questo fenomeno, come vogliamo chiamarlo, un neo-latifondismo, un neo-feudalesimo, oppure dobbiamo inventare un altro vocabolo, un mafiofondismo? Questi interrogativi io li rilancio a voi, intanto nascono nel mio cuore, perché in questi ultimi tempi ho visto piangere tanti agricoltori che, conferendo i loro prodotti, poi si sono visti con un pugno di mosche tra le mani. C'è un'agricoltura drogata che insulta coloro che sudano lavorando la terra. Questo è il primo genito che io sento di dover partecipare. Vorrei sbagliarmi, vorrei aver preso un abbaglio, vorrei che fosse un cattivo sogno che ho fatto, ma temo che sia la dura, cruda, terribile e ormai insopportabile realtà che continua ad essere motivo di ingiuria. Per cui, se nelle popolazioni delle Marche, del Lazio e dell'Umbria la terra ha tremato, da noi la terra grida giustizia. Secondo motivo di genito: i giovani, da risorsa del nostro paese, stanno diventando un problema. Quando in una comunità i giovani non sono più risorsa ma problema, noi tarpiamo le ali perché la comunità possa decollare verso un futuro di prosperità e di pace, come cantiamo nel ritornello dell'inno a San Ferdinando. Evidentemente c'è un disagio causato dalla mancanza di lavoro, causata dalla crisi dei valori, causato da un vuoto esistenziale che sta facendo sì che il nostro paese
stato dalla piaga che noi ritenevamo ormai lontana, ma che sta ritornando in maniera pervasiva, dirompente e distruttiva, è la piaga della tossicodipendenza. Ci sono zone del nostro paese, cominciando da quella che è alle spalle della parrocchia, che è diventata una sorta di parco droga in certe ore della giornata, senza dire di altri quartieri e di altri momenti della giornata in cui c'è un traffico che è sotto gli occhi di molti cittadini, anche i più sprovveduti, notano, però purtroppo tacciono, come in agricoltura, soffrono e tacciono. Commercio di giornate false, capolarato, mafiofondismo, imposizione dei prezzi e quant'altro vi dicevo precedentemente. Gemito della terra che grida, gemito dei giovani che da risorsa diventano problema. Terzo gemito, il gemito delle dipendenze da gioco, la ludopatia. Faccio appello alle autorità pubbliche per quanto è nelle loro possibilità. Se è possibile liberare tutti gli esercizi pubblici di bar, di macchinette, di slot machine, qualora non fosse possibile dal punto di vista della legge, invito i cittadini a disertare i bar che possiedono slot machine, perché la dipendenza da gioco sta diventando una piaga sociale, non solo delle slot machine, ma di tutte quelle altre forme di droga di Stato, perché il gioco è una droga di Stato che viene somministrata nei bancolotti, nelle tabaccherie e ormai dappertutto. Questi sono gemiti che noi non possiamo non ascoltare e non possiamo crogiolarci in un fantomatico benessere ipocrita e cieco. Anche noi abbiamo allora da gridare, da invocare l'intercessione di San Ferdinando perché questo popolo sia liberato da gemiti di sofferenza e la nostra terra sia liberata dall'ingiuria dei prepotenti. San Ferdinando, tu che hai amministrato con sapienza e rettitudine il tuo regno, tu che hai avuto a cuore la giustizia e la legalità, tu che pur manifestandoti umile sei stato fermo e intransigente contro ogni forma di arroganza e di prevaricazione, fa che tutti noi abbiamo un sussulto di dignità, così da non piegare la testa dinanzi a nessun prepotente e da tenere gelosa la libertà senza lasciarla corrodere e corrompere dalle diverse dipendenze. Liberaci dalla tentazione del guadagno facile, perché viene il signorotto di turno già all'inizio della stagione agricola a propormi l'acquisto dei prodotti. Liberami dalla tentazione di far riversare ogni mio disagio nell'uso di sostanze narcotizzanti. Liberaci dalla tentazione di credere che giocando la fortuna possiamo star meglio. La fortuna di un popolo è nella sua laboriosità, la fortuna di un popolo è nella sua onestà, la fortuna di un popolo è nell'amore per la giustizia, la fortuna di un popolo è nella capacità di essere solidari.
San Ferdinando, nostro protettore, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. La pandemia. Ah, visto.